particolarmente incandescente per la molteplicità degli avvenimenti che l'hanno caratterizzata quest'estate del 1991. Abbiamo assistito ad un golpe in Unione Sovietica che ha determinato, fra l'altro, la caduta verticale del marxismo-leninismo e la indipendenza richiesta da alcune regioni baltiche. Abbiamo assistito al dramma e all'esodo massiccio verso l'Italia del popolo albanese e infine abbiamo assistito alle continue, fra virgolette, esternazioni del capo dello Stato. Queste ultime particolarmente vivaci in questi ultimi giorni per la concessione o meno della grazia al capo storico del BR Renato Curcio. Di questi avvenimenti ne parliamo con uno dei politici italiani più accreditati e più attenti. Ne parliamo con l'onorevole Flaminio Piccoli. Ecco, onorevole Piccoli, ci può fare un'analisi di quanto e su quanto si è verificato e si sta verificando in Unione Sovietica? Ma io credo che gli avvenimenti dell'Unione Sovietica svelano che ormai il paese era marcio, che il Partito Comunista non esisteva più se non come struttura utilitaria per migliaia di gerarchi, per migliaia di beati possidentes, ma non esisteva più. E anche se questo non lo si sapeva. E quindi questa meravigliosa fioritura di giovani che hanno resistito è una garanzia che non siamo davanti a un fatto episodico, che quella parte d'Europa si è veramente liberata e sbarazzata di un falso mito. Detto questo, non dobbiamo nasconderci che i tempi sono difficili. I problemi che si presentano all'Unione Sovietica sono gravi e complessi e non sono più problemi che riguardano l'Unione Sovietica, riguardano tutta l'Europa e anche gli Stati Uniti. Quindi oggi, secondo me, bisogna realmente uscire dalla retorica e dare una mano al mondo russo. Dare una mano anzitutto come primo elemento per cercare di far stare insieme queste due anime, quella di Gorbaciov con quella di Yeltsin. Qui ho qualche paura io per le vicende come si sono svolte. Comunque tenere insieme le forze democratiche e valorizzarle, aiutarle a incanalarsi in forme partitiche. Il Shevardnadze ha avuto un'idea brillantissima, quella di un nuovo partito. Poi quindi dar loro dei valori, perché il mondo sovietico è un mondo che è stato tagliato fuori da sempre dalla democrazia, ha avuto 10 anni di industrializzazione alla fine del secolo scorso, fino al 1904-1905, poi è stato dedilizzare, poi è stato del comunismo. Quindi c'è tutta una rinascita da fare. Bisogna insegnare ai giovani che si può essere anche contadini, che hanno perso ogni entusiasmo per l'assassinio dei culacchi da parte di Stalin. Bisogna dargli la piccola e media industria, bisogna fare scambi, secondo me, non soltanto di diplomatici o di governanti, ma popolare. Bisogna che i giovani vadano a trovare i giovani, i sindacati vadano a trovare i sindacati. Bisogna creare un ambiente di grande comunicazione, tenendo conto che le frontiere non ci sono più. E se non si farà questo, avremo centinaia di migliaia o milioni di russi che varcheranno i loro confini e verranno in Germania. Lei vede cosa sta succedendo in Jugoslavia, abbiamo già 130.000 persone che sono scappate e 30-40.000 già rifugiati in Ungheria. Quindi il mondo oggi si sta aprendo e se noi non cogliamo il senso degli avvenimenti, togliendoci di dosso ogni nazionalismo, sapendo che dobbiamo pensare al nostro paese, alla nostra patria, ma liberandoci dalla tentazione di chiuderci nelle nostre frontiere e non vediamo che ormai bisogna fare una casa sola e dedicarci con grande impegno e con grande sforzo. Se le forze politiche non capiscono questo, sarà il fallimento, perché non è detto che
quello che è avvenuto ci riempia semplicemente di sicurezza, quello che è avvenuto ci riempie di una serie di inquietudini benefiche che, se non vengono risolte positivamente, diventano malefiche. Ecco, onorevole Piccoli, come ha vissuto lei, da democratico e da cristiano principalmente, il dramma del popolo albanese? Ah, io questo l'ho sentito ancora 3 anni fa, nel senso che come Commissione degli Esteri mi sono preoccupato di togliere dall'isolamento quel paese, insieme ai miei amici e insieme a tutta la Commissione. Devo dire che io ho una Commissione degli Esteri dove vi è una possibilità di sintesi notevolissima fra centro, destra e sinistra. E quindi l'idea di togliere questo paese dalla sua solitudine, perché aveva rotto con i sovietici, rotto con i cinesi, rotto col mondo europeo, e quindi era chiaro dalle notizie che avevamo che lì si andava verso la fame. Allora ci siamo impegnati, siamo andati giù, siamo riusciti a far liberare quei 5 italiani che erano lì, noi italo-albanesi che erano chiusi nell'ambasciata da 5 anni, abbiamo creduto al presidente Alia, in cui abbiamo avvertito che c'era l'anima di un Gorbaciov intelligente. E abbiamo creduto, perché sa, credere a queste cose è sempre un rischio. C'era chi ci diceva è tutto un imbroglio, cioè invece devo dire che quest'uomo è stato leale. E abbiamo impedito la guerra civile, certamente. E adesso la realtà è che mi pare che dell'Albania l'Europa incominci a occuparsi, e anche gli Stati Uniti. Il fatto che è andato lì Becker ha un grande significato. E il fatto che adesso si stabilisca una linea di trasporti, anzitutto di viveri per i prossimi mesi, da parte italiana con l'esercito, è un'altra cosa positiva. Bisogna però non portare il pesce, bisogna insegnare a pescare. Questo è il problema vero dell'albanese. Ecco, onorevole Piccoli, in Italia, come lei sa, tra le forze politiche è in atto un forte ed incandescente dibattito sulla concessione o meno della grazia al capo storico delle BR, Renato Curcio. Ecco, chiaramente, qual è la posizione dell'onorevole Piccoli? La mia è questa: io ho conosciuto Curcio perché era iscritto alla facoltà di sociologia di Trento, era la prima facoltà, avevamo fondato l'università, per noi era una grande cosa. Io avevo mio fratello sindaco e noi volevamo incominciare con la facoltà d'agricoltura per i problemi agricoli, ci pareva. Invece i gesuiti di Milano, lei trova sempre un gesuita nelle cause buone e nelle cause cattive, i gesuiti di Milano hanno messo in testa ad alcuni amici della nostra sinistra che era meglio la sociologia. Quella facoltà di sociologia fu il centro degli accadimenti di quel 68 di fuoco, veramente nacquero da lì. E conobbi questo giovane che si sposò con una giovane trentina ed ebbi con lui il contrasto politico più aspro e più duro, ma riconobbi sempre in lui una onestà naturale, ed era di provenienza cattolica, e avvertì comunque che era incantato e trasformato dalla convinzione che il mondo andava conquistato con la rivoluzione. Detto questo, io ho chiesto al capo dello Stato e ho parlato con la famiglia di Curcio, eccetera, sempre che si facesse un atto di magnanimità, perché quest'uomo è in carcere da 16 anni, non ha ammazzato nessuno. Quelli che hanno fatto le stesse cose che ha fatto lui, gli stessi che sono stati condannati, sono già fuori, perché le corti d'appello di Torino e di Bologna, giudicando 2 suoi compagni, hanno fatto hanno giudicato possibile quella scarcerazione. Insomma, adesso non tiro fuori i termini giuridici, ma li potrei con un attimo ritrovare. E invece quindi c'è stato veramente un torto fatto a lui. Poi un uomo che in carcere non ha mai chiesto di uscire fuori, non ha mai chiesto di usufruire di servizi sociali, ha studiato, ha scritto dei libri interessanti. Io mi domando per quale motivo non si può fare un atto di grazia verso uno che ha 45-50 anni e ha ancora la vita davanti. Per quale motivo bisogna tenerlo dentro per tutta la vita?
Lo domando anche, non soltanto a me stesso, ma anche ai familiari che sentono il dolore per la perdita dei loro congiunti. Che vantaggio hanno, quale gioia possono provare i loro figli, i loro nipoti, per dire quello è morto dentro in carcere, è stato in carcere tutta la vita. Quindi secondo me poteva essere fatto questo atto, pareva che andasse tutto in questo senso. Bisogna dire che il ministro Martelli è stato estremamente leale, è andato a vederli in carcere, ha parlato con lui e si è convinto di queste cose, ma la confusione è nata, mi rincresce, io l'ho anche detto, che il capo dello Stato, pieno di buone intenzioni, ha però presentato questo problema come il problema di un giudizio di definizione ormai conclusa del periodo del brigatismo rosso, che probabilmente è vero, ma se mi metto a teorizzare su queste faccende faccio diventare un mostro di un uomo che non meritava di essere un mostro. Quindi è stato fatto un errore gravissimo a danno di quest'uomo. Ecco, qualcuno potrebbe dire gente che va, gente che viene. Parliamo di Curcio, però si deve parlare, si parla anche dell'assassinio del commissario Calabresi del caso Sofri. Vabbè, la vicenda umana continua. Non è mai detto che, non si dice mai è finito il terrorismo, è finito, siamo davanti a una società in una tale trasformazione, in una tale complessità, lo vediamo tutti i giorni leggendo i giornali, con una serie così di episodi anche devastanti, non so, il padre che ieri ha ammazzato il figlio perché aveva un cancro e poi si è ammazzato. C'è una serie tale di eventi che coinvolgono poi anche forme di selvagge, di terrorismo personale, eccetera, e lo vediamo anche nelle vostre zone. E quindi, ma questo non ha niente a che fare, secondo me, con il fatto di uno che aveva avuto 9 mesi fa dal presidente Cossiga l'annuncio ufficiale, l'aveva detto, gli darò la grazia, e che adesso è diventato l'occasione di un dibattito che ha tirato dentro tutte le cause storiche, le cause giuridiche, in una confusione della quale lui è rimasto vittima. Quindi io sento che quello che è avvenuto è a danno di Curcio e Curcio non meritava questo. Era meglio dire, non dire niente e lasciarlo vivere i suoi anni, e poi sarebbe arrivato il momento di una liberazione che veniva quasi tecnicamente. Quindi questa è la mia convinzione. Io so benissimo che poi l'opinione pubblica è fatta così, l'opinione, dicono che è come la donna, ma io ho una mia moglie che invece quando ha un'opinione è fortissima, ma comunque dicono che l'opinione è mobile come la donna è mobile, l'opinione è mobile. L'abbiamo visto del resto anche col Presidente della Repubblica. Nei primi tempi tutti erano felici di finalmente abbiamo un presidente che dice le cose, poi sentendo che le diceva tutti i giorni, e il presidente Cossiga, io le ho scritto anche, le ho detto anche l'altro giorno pubblicamente, ha danneggiato se stesso, danneggia se stesso, perché il Presidente della Repubblica ha un ruolo istituzionale che non può scendere a polemiche personali, a giudizi di carattere personale. Questo lo si deve dire, bisogna dirglielo nel suo interesse e nell'interesse dell'istituzione. Io non sono stato contento assolutamente di averlo visto con quella canottiera del movimento, perché allora quando andrà a trovare i carabinieri dovrà mettersi il cappello da carabiniere, mettere il cappello d'alpino, andrà a trovare un'associazione di sportivi, dovrà mettere, insomma, non è possibile. Anche il costume esterno, secondo me, ha bisogno di un suo accreditamento nelle istituzioni. Voi siete venuti a trovare questo, a incontrarvi con questo modesto deputato, tutti mettendovi così in rilievo per una signorilità di ricevimento, per un rispetto, per un riguardo. Cosa vuol dire questo? Questa è la civiltà, questo è il civismo.
E allora chi è al vertice deve assolutamente rispettare anche le forme esterne. Ecco, concludendo, Presidente Piccoli, ecco, cosa si sente di dire ai giovani calabresi? Qual è il futuro della Calabria? Io sono ottimista per il mondo giovanile e per il mondo giovanile del Mezzogiorno. Adesso bisogna che il Mezzogiorno sappia pretendere che lo si aiuti nelle piccole e medie imprese. Bisogna uscire fuori dalle parole generiche, dai grandi piani, eccetera, e bisogna aiutarlo a costruire una parte della grande industrializzazione italiana. Deve passare nel Mezzogiorno, quello che non è stato fatto. Ma è possibile che il Mezzogiorno abbia dovuto venire tutto nel nord per favorire Agnelli? Ma è una cosa incredibile. Agnelli avrebbe dovuto fare già da 40 anni la fabbrica a Reggio, avrebbe dovuto farla a Bari, avrebbe già, e così i grandi imprenditori. Ma soprattutto bisogna puntare sulla piccola e la media industria, sull'artigianato, su queste forme, e poi bisogna aiutare i giovani a fare il turismo. Io vengo dall'Austria, dove sono stato fuori interrotto per due volte, quindi ho fatto delle vacanze relative in una valle prospiciente subito l'Italia, e lì dove i contadini hanno costruito in questa valle dal 48 in poi, c'ha degli acciai nello sfondo, hanno costruito i primi alberghi e si sono riservati, non hanno voluto vendere la terra a nessuno. È venuta fuori una... bisogna andare a vedere la pulizia, l'ordine, erano della gente che mangiava tutti in un piatto nel 1940, erano malgari, quelli che chiamavano, erano della gente dal punto di vista civile ridotta ai minimi termini, eppure ha costruito... Allora bisogna portare i giovani a vedere che cos'è il turismo, perché il turismo delle vostre zone è una delle industrie fondamentali.